Buonasera, intanto volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato anche agli altri webinar per i feedback che ci hanno inviato. Oggi parleremo di scale di lavoro in quota, sia di come utilizzare le scale, qual è il corretto utilizzo e quali sono quelle più idonee per lavorare in quota, ma anche la manutenzione. Quindi passo la parola a Piero Faraone. E alla fine dell'intervento provvederà a rispondere anche a tutte le domande che ci scriverete. Bene, buonasera a tutti. Dovevamo essere al MEXPE a quest'ora in Fiera a Parma per raccontarvi queste cose, per parlarvi di scale, per parlarvi di una case history di infortuni che sono capitati con le scale, che noi in qualche modo in questi 40 anni abbiamo raccolto. Che ci hanno aiutato anche a fare di sempre meglio, cioè in base agli infortuni che capitano, cerchiamo sempre di migliorare il prodotto o comunque di capire come fare per non farlo ripetere. Beh, giustamente abbiamo avuto l'idea di dire, ok, visto che a Parma non ci siamo, però possiamo ugualmente trasmettervi, darvi delle informazioni nel migliore dei modi. Ed ecco questo webinar che Laura Volpe ha organizzato. Bene, e io passerei alla condivisione delle slide. Allora, l'obiettivo di questo incontro è lavori in quota con le scale portatili, vantaggi, sicurezze e rischi. Cerchiamo, ecco, di focalizzare un pochettino la parte collegata ai rischi, come dicevo, con una serie di case history sugli infortuni che realmente sono avvenuti con delle scale. Affronteremo sia alcuni concetti per quanto riguarda l'aspetto delle norme, la costruzione delle scale, l'utilizzo e poi vedremo questi incidenti che si sono verificati e perché si sono verificati. Scopriremo delle grosse banalità. La parte collegata alle norme faremo un accenno. Ci sono altri webinar che noi abbiamo fatto, dove abbiamo spiegato proprio nel dettaglio la parte collegata alla normativa che eventualmente è disponibile anche sul sito che insomma si può scaricare, si può vedere. Ma accenniamo, vediamo un po' quali sono le norme che oggi esistono per la costruzione di scale. Le norme di costruzione delle scale sono le norme N131 che hanno avuto un ulteriore aggiornamento nel 2018 e nel 2019. Le norme riguardano diverse parti, parte dal corretto dimensionamento del prodotto, ai test da superare, le istruzioni, i pittogrammi, quindi come fare libretti di istruzione, si affronta anche, ci sono delle norme specifiche con le scale con piattaforma, e noi qui l'abbiamo evidenziato in maniera diversa perché realmente è la scala con cui si può lavorare sopra, perché supera dei test per il ribaltamento laterale, 131.7 si chiama. E poi sono le scale telescopiche da cerniera, che sono le scale un po' multiuso, e c'è questa norma che li regolarizza. Quindi ci sono delle norme specifiche che ci dicono come costruire le scale, vuol dire che ci dicono come dimensionarle, quando deve essere largo, quando deve essere alto il passo, minimo e massimo, quali sono gli spessori minimi. Quindi è estremamente semplice, uno ha tutte le indicazioni che servono per costruire una scala in maniera corretta. Ci sono stati anche inserimenti recenti con la N131 del 2019 che hanno portato ad aumentare la larghezza della scala alla base e noi abbiamo realizzato questa base di tipo richiudibile in modo che insomma, nel trasporto non siano particolarmente ingombranti per le scale in appoggio più lunghi di 3 metri. Quindi ci sono una serie proprio di dettagli ben precisi che ci regolamentano il modo di costruire le scale. Poi abbiamo le scale con piattaforma di lavoro che secondo noi sono quelle che realmente si può lavorare sopra perché in qualche modo garantisce la sicurezza a 360 gradi al lavoratore. E c'è la norma N131.7 che la regola. Come sono fatte? Qual è la particolarità di questo tipo di scala? La particolarità di questo tipo di scala è che ha un posto di lavoro protetto completamente. E in più deve superare un test a ribaltamento laterale di 30 kg, perché spesse volte dalla scala ci si sbilancia lateralmente e si cade,
Quindi è sicuramente uno dei rischi principali per cui si cade da una scala, mi sbilancio e vado a terra. Ecco, con questo sistema, con questo tipo di scala, l'operatore in realtà non cade in quanto la resistenza laterale è pari alla forza di un braccio che è maggiore rispetto alla forza che l'operatore può agire lateralmente. Quindi diciamo una prova a ribaltamento laterale che questa norma introduce. Chiaramente una scala costruita con questa norma deve avere degli stabilizzatori alla base che permettono di allargare la base per far sì che possa resistere, oppure ci si mette della zavorra, comunque bisogna che le basi siano fatte diversamente. In effetti qui abbiamo alcuni esempi di scale costruite nel MC131.7 che va dalla possibilità di una scala telescopica oppure a scale tipo magazzino, però come vedete ha una base compatta, ma sotto c'è della zavorra per farla mantenere, perché per poter resistere al ribaltamento laterale. Ok, e questo, ecco. Poi la norma nel MC131 c'è la sezione 2 che ci dice quali sono i test che deve superare una scala, perché oltre a dirci come dobbiamo dimensionarla, in base alla specifica del prodotto stesso, andiamo a vedere anche come testarla. E la MC131.2 del 2019 ha introdotto un concetto molto importante, che esiste le scale per il settore domestico e le scale per il settore industriale. Le scale per il settore domestico deve superare 10.000 cicli a fatica, vuol dire che metto 150 kg qui e 150 kg in quest'altro punto per 10.000 volte la scala deve resistere. Non deve avere non deve avere danni che possono causare infortuni. E per una scala professionale deve avere 50.000 cicli di questo tipo. Quindi c'è una differenziazione tra quello che è il prodotto industriale e quello che è il prodotto domestico. Quindi comincia a prendere, diciamo, dimestichezza con questo simbolo, perché quando andate ad acquistare una scala, se volete una scala per uso industriale, è importante che ci sia il simbolo dell'industria con questo tipo di concetto, perché se voi prendete una scala che è fatta per il settore domestico e la usate in ambiente industriale, non avete dato al vostro collaboratore l'attrezzo giusto per poterlo far lavorare o fare lavoro ispezione. Quindi questo è un primo spartiacque che c'è. Mentre prima del 2019 non era, del 2018 non c'era, comunque attuato dopo nel 2019 non c'era questa differenziazione, quindi la scala MC131 dice, vabbè, è a norma, attenzione, oggi il normatore dice, è a norma sì, ma per quale uso? Per un uso domestico oppure per un uso industriale? Quindi abbiamo queste prime differenziazioni. In queste differenziazioni, come vedete, la scala professionale deve superare 50.000 cicli con 150 kg caricati, la domestico va a 10.000 cicli con 150 kg caricati. Quindi chiaro che c'è questa differenziazione. Ed è estremamente importante perché man mano si andrà ad entrare questo tipo di concetto. Quindi se io do una scala che non ha una classificazione di natura professionale o domestica ad utilizzare, o dentro una scala che non ha una classificazione e succede un infortunio, bisogna vedere quella scala dove apparteneva. Poi c'è la certificazione, che per esempio questo è un nostro certificato che noi mettiamo su ogni singolo prodotto, dove definiamo il codice della scala. Ogni scala per noi è un numero di matricola, un lotto di produzione è un numero di matricola, diciamo la norma di riferimento e diciamo a quale, chi è che ce l'ha collaudato, in questo caso il Politecnico di Milano e il numero di certificato. Tra l'altro questi certificati per quanto riguarda i nostri prodotti li potete trovare anche online sul sito, basta che indicate il numero di matricola della scala, automaticamente ve lo stampa. Come potete trovare anche online i manuali relativi alla scala che avete in casa, se magari l'avete perso. Ok, questo è un po' l'aspetto riguardante le norme. Ma il problema serio è l'utilizzo delle scale, non è tanto il problema di come vengono costruite, ma è come vengono usate. Una scala utilizzata in codesto modo ha questa altezza, qui stavamo montando uno stand della Fiera di Parma, proprio nemmeno farlo apposta, era un nostro stand alla Fiera di Parma, da un allestitore a cui avevamo dato incarico. Insomma, come vedete, anche noi al nostro interno abbiamo difficoltà a difenderci da questo tipo di problematiche, di 2 anni fa, questo punto. E, insomma, è un modo non appropriato di utilizzarlo. E
E quindi analizziamo un po' anche questo aspetto. Quindi, quale scegliere scale? Costruite rispetto alle normative armonizzate, ok, è la prima cosa. Poi che siano omologate per uso professionale, come dicevamo. E qui vediamo il simboletto professionale e il simboletto domestico. Scegliere il modello che rispetta pienamente la vostra analisi dei rischi in base al lavoro da svolgere. Eliminare ogni rischio dove non è possibile ridurlo al minimo. E attenzione, le scale vanno controllate ogni 100 ore prima di ogni utilizzo, perché noi diamo una scala, ma è altrettanto vero che questa scala deve essere anche un po' ispezionata, deve essere verificata se è ancora in grado di poter fare il suo lavoro. Nel manuale, un manuale di un produttore che insomma fa, deve esserci la zona in cui io vado a scrivere l'ispezione che faccio la scala, in modo che in qualche modo c'è una traccia, non c'è anche una tracciabilità della manutenzione dei lavori ispettivi che a questa scala gli ho fatto. Ok. Poi vediamo un po' ancora sempre riguardando l'utilizzo e cosa ci dice la norma, il DL81. È importante che le scale vengano ancorate quando vengono utilizzate le scale in appoggio. Noi per esempio disponiamo di pratici ganci o comunque altrimenti la scala deve essere in qualche modo ancorata a una struttura prima di essere utilizzata. Poi se ci salgo devo usare il cordino apposito per far sì che se l'operatore scivola non si faccia male. Quindi c'è questo elemento estremamente importante. Altro rischio che va evitato è le scale senza bracciolo. Cioè se io utilizzo una scala in questo modo, è chiaro che questo da qui si sbanda, vola e si fa male seriamente, perché non ha nessun punto di presa. Se invece ho una scala con un bracciolo sopra, in qualche modo questo operatore è già automaticamente più protetto rispetto a come lo vediamo in foto. O per esempio il rischio di scivolamenti, i gradini devono essere in discivolo, fatti in un certo modo. Se do al mio collaboratore una scala doppia di questo tipo, o quella che noi vediamo in foto, lui dovrebbe salire fino al quarto, se ha 7 gradini dovrebbe salire fino al quarto, perché gli altri 3 gradini dovrei usare per reggermi. Ma chi mi impedisce che non faccia dopo come lo vediamo nella foto? Quindi è meglio che questa scala non gli dà proprio, ma gli do una scala che ha un suo bel parapetto che arriva all'altezza definita, in modo che non ne faccia un uso improprio. Perché altrimenti dobbiamo vigilare sul fatto che questa scala non venga utilizzata in questo modo. Quindi quello che noi riteniamo è che, indifferentemente dalla scala che acquistate, ma abbia sempre un bracciolo sopra. So che queste scale telescopiche sono molto diffuse e sono pratiche perché le rifiuti le mettono dentro il furgone, eccetera. A parte che anche questi possono avere col bracciolo e poi lo vedremo. Ma attenzione, sono anche estremamente pericolose. E se un vostro collaboratore utilizza la scala come vedete nella foto o come abbiamo visto nella foto poc'anzi, chiaramente questo si fa male, oltre a farsi male in maniera molto seria, i responsabili di sicurezza ne hanno la loro responsabilità. Accettiamo chiaramente che non si faccia la formazione necessaria per far sì che la scala che gli si dà tutte le informazioni necessarie. Però a monte noi riteniamo che se io il problema lo elimino, in qualche modo non lo genero, ho risolto a monte il problema. Vedete, noi abbiamo per esempio questa tipologia di prodotto, è una scala telescopica che ha questo bracciolo asportabile e ha la sua bella base stabilizzante che si può ampliare in modo da garantire la maggiore stabilità quando la persona è sopra. E sicuramente con una scala fornita in questo modo beneficilmente l'andrà a utilizzare come vediamo qui al lato. E tra l'altro questo è sopra un balcone che se vuole non è detto che si ferma solo sul terrazzo ma può anche volare di sotto. Perché attenzione, anche qui altezza di lavoro. Qual è questa? L'altezza di lavoro dal piede, dal terrazzo o altezza di lavoro dal piano strada? Cioè, tante volte noi vediamo queste attività che vengono fatte sopra dei balconi e in un balcone largo 1,20 m si fa sia 1,5 m si fa subito volare di sotto quando si cade e si va oltre.
Le scale sfilabili, anche qui la norma gli impone delle basi stabilizzanti più larghe, e comunque queste vanno ancorate quando vengono utilizzate, non può essere utilizzate senza ancoraggio. Tra l'altro noi mettiamo proprio di serie sulle scale delle cinte adatte per poter essere ancorate al migliore dei modi. Come dicevo, le scale a forbici trasportabili, delle scale con dei gradini molto ampi, con il suo bel parapetto, delle maniglie laterali, chiaramente danno una maggiore sicurezza rispetto ai prodotti che abbiamo visto prima, o degli sgabelli di questo tipo, oppure soluzioni di questo genere qua. Per le norme, per gli sgabelli, tra l'altro, c'è un'altra norma, che è la 14183, per un'altezza massima di un metro al piede. Come per quanto riguarda appunto le scale in 131.7, cioè quelle scale che garantiscono realmente la possibilità di lavorarci, perché nelle altre scale che abbiamo visto fino adesso uno non ci può lavorare sopra, in quanto può essere usata solo per fare attività di ispezione e non per lavorarci sulla scala, e questo lo dice il DL81. Come dicevo, le scale invece costruite in 131.7 che superano i test di ribaltamento laterale, di fatto tutti gli effetti sono delle piattaforme di lavoro, che si possono avere fisse, si possono avere regolabili in altezza, però vedete c'è dei bei piedi larghi per stabilizzare. Ecco, in questo caso, per esempio, lo vediamo all'interno di un museo, penso che siano gli Uffizi di Firenze, dove si stanno facendo delle attività di pulizia, c'è un suo bello spazio per mettere l'aspiratore e l'operatore in questo caso è nella massima sicurezza. E questo è un modo di lavorare rispetto a quella foto che abbiamo visto prima nello stand della fiera, dove c'era questo pannello. Ecco, rispetto a questa, ecco, se io anziché di lavorare in codesto modo con una scala lavoro in codesto modo, sicuramente insomma do un attrezzo sicuro per, un lav per il lavoro che deve fare l'operatore. E questa è una scala comunque che si richiude, che ingombra poco ugualmente, non è una roba esagerata, insomma è una cosa abbastanza. Altro elemento che per esempio aiuta a offrire sicurezza nelle scale, ma queste sono sembrerebbe per delle scale di tipo a castello che noi definiamo, cioè delle scale, è il Sicur Stop. Per esempio le scale, queste scale di questo tipo hanno delle ruote per essere spostate. Noi in questo caso abbiamo tirato fuori un dispositivo che permette di poter poggiare la scala sui suoi tamponi antiscivolo, e la persona comodamente sale e quindi non c'è nemmeno il rischio di accedere sulla scala quando poggia sulle ruote, che questo è un altro tipo di problematica che noi abbiamo visto che capitava di frequente. Gli incidenti con questa tipologia di scala avvenivano perché salgono sulle scale senza frenarle, e quindi poi la scala insomma cammina, si ribalta e fa casino. Ma invece in questo caso abbiamo visto che c'è questa barriera anti-intrusione che evita proprio la possibilità che la persona possa accedere sulla scala. Queste sono una serie di prodotti che vengono realizzati per lavorare sui magazzini, che possono dotare, essere dotati di questo Sicur Stop con delle basi compatte, ponendo gli stabilizzatori. Quindi abbiamo una serie di soluzioni in cui uno con la scala ci si può lavorare. Queste altre per attraversare le linee di produzione, ma qui siamo in un mondo già di scale più fisse che portatili. Ne abbiamo di tutti i tipi. Andate sul nostro sito, ne trovate. E li facciamo su misura, sull'altezza, in base all'altezza che serve, con i relativi sbalzi o non, con degli elementi telescopici che vanno ad aderire perfettamente intorno, e possiamo combinare come vogliamo. Ma qui, ripeto, siamo su un prodotto già molto molto più evoluto. Un prodotto da cantiere, chiaramente un prodotto che ha una caratteristica di portabilità diversa, e quindi non è questo il caso. Abbiamo anche la possibilità di farle regolabili in altezza, le scale. Per esempio, sono delle scale con piattaforma che vanno su e giù, vengono utilizzate per fare manutenzione sui treni o in altri ambienti, però, ripeto, fissi. O per esempio per gli elicotteri, con degli sbalzi, delle soluzioni che praticamente possono essere personalizzate in maniera proprio, in modo da poter fare attività in quota nella massima sicurezza possibile. Qui abbiamo dei ring per andare a lavorare sopra i tetti degli autobus, che
che possono essere riduttibili, anche qui li facciamo regolabili in altezza in modo da poter andare a, a poter garantire la sicurezza anche sopra. Abbiamo anche la possibilità di poterle fare in acciaio inox. Ma vediamo un po' come mai una scala che è così bella, perfetta, con gradini chiodati, fissaggio a tecnologia aeronautica, testata per 15.000 cicli, con i suoi gradini, le cose, cioè, si riduce con la foto che vedete qui al lato. Questa è una scala che era così ed è diventata in questo modo. E chiaramente ha causato l'infortunio. E qual è il problema? Semplice. Mancavano i tappi. Quindi noi abbiamo costruito una scala in maniera a norme, abbiamo dato la nostra una scala a norme, costruita con dei sistemi di chiodatura che garantisce la movibilità nel tempo, delle doppie barre in acciaio sotto per rinforzare la parte terminale, un tampone enorme che vada a essere probabilmente antiscivolo, robusto, che grappa al pavimento. Cosa succede? Che la scala dopo 2 o 3 anni, nonostante che ci mettiamo delle viti e magari i tappi si sono persi, hanno continuato a lavorarci sopra senza i tappi. Oppure alcuni ci mettono un po' di straccio sotto, non uno straccio così per... Ora, usare una scala senza il tappo è pericolosissimo. Perché? Perché come vedete tocca solo la punta, non tocca tutto il montante. Quindi oltre al fatto che è rischioso perché è, scivola, non dà stabilità, eccetera, ma in più noi andiamo a caricare tutto il nostro peso su un punto specifico e non su tutto il montante, cosa che avviene invece con questa cosa che ripartisce il carico su tutta la superficie. E capite che una scala che praticamente viene utilizzata in codesto modo poi fa questa fine. E fa un infortunio che è molto molto serio, che attualmente che va in mano alla ASL, che praticamente crea tutte le problematiche che conosciamo. Perché? Perché il tappo se l'è perso e non ce l'ha rimontato. O magari da un lato c'è, dall'altro no, ancora peggio, così la scala è pure sbilanciata e comunque il problema che ho da creare è questo. Questo ha creato un infortunio serio, ma non è solo, vedete, questo non è un altro montante scatolato, si è mangiato completamente la parte d'alluminio. Questo signore qua si è rotto tutti e due i ginocchi, perché la scala gli è scivolata da una certa altezza e lui è caduto proprio con, di, in piedi e si è massacrato le due rotole. Vedete, si è mangiato la parte dell'alluminio, capite? Non è che, cioè, quante volte voi andate in giro a vedere scale che sono tante date? Tantissime. Oppure ci mettono delle cose di fortuna. Oppure, come in questo caso, uno c'è e l'altro no. Anche questo è stato un altro infortunio che ha avuto un danno estremamente grave. Qua il tappo non c'è, qua sì. Chiaramente, andarmi bene mi tocca un solo montante. Ma la scala inevitabilmente, perché non impiana, quindi sarà poggiata storta. E mi, oltre a scivolarmi, mi si gira anche su se stesso e mi fa volare. Cioè, la scala è un'attrezzatura che quando uno cade dalla scala, insomma, non è una cosa piacevole. Oppure vediamo un altro caso. Questo, per esempio, noi forniamo, questo è un modello di scala che è dotato di una base stabilizzante. Questo signore ha detto, ma no, a me questa base mi dà fastidio, mi ingombra a terra, ma a me ci metto due bei tappi e ci lavoro sopra. Ma se la scala era costruita per montarla con la base, permetteva di avere stabilità con la base. Io quando utilizzare con i due tappi così, il montante aperto mi si è piegato e io volo. E anche qui è un infortunio grave. E tra l'altro questa era una scala anche nuova. L'avevo utilizzata da 15 giorni. Non l'avevo montata. Dicevo, vabbè, tanto pronto a fare questa base. Mi dà fastidio, mi ingombra, eccetera. Questo è un prodotto, sto facendo vedere le foto di prodotti che hanno circa 15 anni, 15 anni, tutti i casi usi, armati, eccetera, quindi non... E chiaramente questo è il motivo per cui questa persona è caduta una scala. È una scala che era fatta dalla vecchia norma 1931, che è, ma se non metto il tappo o utilizzo la scala in queste condizioni, è inevitabile che succeda questo. Quindi le scale vanno manutenzionate, vanno verificate,
vanno montate in maniera in con tutti i suoi componenti, ma soprattutto va fatta una sua manutenzione. Perché, come vedete, un valore di 2 euro, tra l'altro i tappi noi se ci richiedono li diamo anche, dopo un certo momento li diamo anche gratuitamente, proprio non ci sono problemi, perché riteniamo che siano veramente i tamponi antiscivolo, un elemento estremamente importante per la cosa, poter richiedere sul sito, cioè non è cosa. Per un valore di pochi euro facciamo dei danni enormi. Ma anche perché solitamente non abbiamo nella nostra testa l'idea che almeno una volta ogni 6 mesi le scale che abbiamo in casa gli dobbiamo dare un'occhiata. Non ce l'abbiamo nella testa come concetto in generale. La scala è lì, vabbè, dopo un certo numero di anni magari forse è lavoro di buttarla. Ma a volte manco. Questa per esempio è una scala in alluminio con delle cerniere in alluminio presto fuso. Questo è un prodotto che noi fabbricavamo fino all'88. 1988-89 abbiamo fabbricato 3-4 anni queste cerniere in alluminio presto fuso, noi come Faraone. Questo invece qui vediamo a fianco è un prodotto invece molto più recente di qualche altro nostro collega. L'alluminio fuso ha il problema che o tiene o ti butta a terra. E io posso benissimo avere una scala che magari ha avuto delle sollecitazioni in precedenza e ha avuto qualche piccola cricca. E arrivo il giorno, passa un giorno che praticamente questa cricca si amplia e la scala si spezza. E quando si spezza la persona vola. E adesso c'è un video proprio, vi faccio vedere che cosa succede quando una scala con un'articolazione in presto fuso di alluminio si spezza. Questo si spezza improvvisamente, quindi vuol dire che io è come il vetro, o tieno si spezza. Vedete? Questa è un'articolazione e quindi queste vanno controllate, queste scale in alluminio presto fuso. Cioè queste scale che hanno questo tipo di cerniera vanno verificate perché si possono, non è che il costruttore sicuramente le fa con dei margini di sicurezza tutto quanto, però se io vado a creare un danno o vado a creare un sovraccarico, questo si può rompere. E invece una scala con la cerniera d'acciaio che noi preferiamo utilizzare la posso sovraccaricare, magari mi si rompe la cerniera, ma la persona non vola. Questa un po' è la differenza che abbiamo tra queste due tipologie di soluzioni. Quindi, se avete in casa delle scale che hanno dei componenti in alluminio fuso, che sono vitrei, dovete fare delle verifiche per verificare se non ci sono delle cricche su queste cerniere, perché se ci sono delle cricche, un giorno queste cerniere vi farà volare. Oppure, se sono in acciaio stampato, dovete verificare che siano integre, perché se sono in questo modo o se sono in questo modo chiaramente non fanno più la loro funzione. Una scala che ha una cerniera di questo tipo o ha un'apertura di questo tipo, qui ti ha salvato una volta, ma la seconda questa ti butta a terra ugualmente. Diciamo che con l'acciaio abbiamo il vantaggio che la cosa è più visibile rispetto all'alluminio presto fuso, però la difficoltà è abbastanza, cioè la problematica analoga, cioè una scala con un'articolazione di questo tipo non ha cosa. Scusa. Allora, vediamo se riusciamo a vedere il video. Eccolo qua. Qui. Vai Laura, lì. Ah, ok, perfetto. Penso che sia così. Una scala che ha una cerniera in acciaio. Questa scala con la cerniera in acciaio, quando noi la andiamo a sovraccaricare, vedete? Si piega. Qui siamo a 200 kg, 250 kg, quindi siamo oltre, diciamo, i carichi che la norma richiede, che sia ben chiaro. Però cosa succede? Che si piega e non crea nessun danno alla fine alla persona, perché rimane semplicemente la scala piegata, rotta. Rimane semplicemente la scala piegata, rotta, però insomma i pezzi stanno ancora assieme, quindi magari la possibilità dall'operatore di scendere. E invece adesso vedo di riuscire a condividere con... Adesso vediamo cosa succede con una rottura di una scala. Ripeto, sempre, stiamo parlando sempre di carichi abbondanti, non stiamo parlando di che la scala, quando la sovraccarico di 20 kg fa questa fine. Però vi voglio far vedere
cosa succede? Qui il numeretto si vede che siamo a 300 kg come carico orizzontale, ora bisogna vedere qual è la lunghezza della scala, ma l'obiettivo noi non è una scala, questa è una scala perfettamente a norma, che sia ben chiaro. Però vedete che succede? Succede che i due pezzi si staccano e quindi la persona mi è lì sopra, la scala improvvisamente mi butta a terra. Fino a 2 minuti prima era estremamente rigida, 2 minuti dopo mi butta a terra. Questo è il problema che può avere. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare una verifica ispettiva, questa tipologia di cerniere, per fare in modo che se presenta delle cricche le mettete da parte. Se invece la scala è bella integra e va bene, ok, questo scherzo qua non ve lo farà mai. Questa è un po' la cosa. Allora, adesso ritorniamo nelle slide. Come dicevo, se abbiamo delle scale con questa tipologia dobbiamo fare attenzione. Se abbiamo delle scale in acciaio, non è che significa che possiamo utilizzare, se hanno questi tipi di aperture o hanno questo tipo di condizioni, sicuramente sono delle scale che non fanno più la loro funzione. Non hanno più questa, vanno cambiate queste cerniere. Vanno riparate. Oppure, queste, per esempio, questo era un altro caso di infortunio, cioè, attenzione, questi casi che ho fatto vedere prima hanno fatto infortuni molto molto seri, con danni molto seri. Questa è una cerniera in acciaio dentata che ha due pomelli che andavano stretti a destra e a sinistra. In questo caso l'operatore ha detto, vabbè, quello di destra il pomello mi si è rotto, ci ho messo un dado, più o meno lo avvicino e mi tengo con quest'altro, tanto uno basta un cavo, questo è volato, perché se non li stringo tutti e due questo io volo, e questo qui si è fatto male seriamente con questa scala. Questo è un prodotto anni 90 addirittura, quello prima è presso fuso, come ho detto, era anni 80 negli anni 80 del nostro caso, l'altro no, era più recente. Come se io ho una scala che ha un'estremità già piegata in questo modo, o magari qui è evidente ma è piegato un po' meno, come appunto vediamo in questa foto, questa è una scala che già il suo danno l'ha avuto e quindi non può essere continuata ad essere utilizzata. Ora questa era la parte terminale superiore, però anche questa parte è importante. Cioè, se ha avuto dei colpi, ha avuto delle cose, noi cerchiamo di fare le basi più robuste possibili, eccetera, però non può essere utilizzata una scala in queste condizioni. Sembra che la faccia... Qua pare che dice, vabbè, meno male, questo disse che mi sero lì alla cosa. Era quasi contento perché così era in linea con la ruota e non gli ingombrava. Cioè, sicuramente non stiamo parlando, cioè non è una cosa, e guardate che sono cose che capitano con una vedete, questa è un'altra base massacrata completamente, la scala sempre con questi gradini sopra piegati in questo modo. Non mi basta se io ho un gradino piegato così che vado a raddrizzare o a metterci un pezzo di lamiera, ok, perché qui lateralmente questo ha avuto dei danni, vedete che qui si è spostato già il parapetto. Quindi se rimetto a fondo questo mi vorrà qua la petto. Quindi va analizzato un tecnico e fatto il lavoro fatto bene. Oppure, ecco, questo vi faccio vedere cosa succede a una scala che ha il montante ammaccato. Una scala che magari io la utilizzo, e ad un certo punto si cominciano ad ammaccare i montanti, però continuo a utilizzarlo perché tanto dice il montante è ammaccato, ma ancora sarà buono. Ad un certo punto, dice dall'improvviso, la scala si spezza. In questo caso l'avevo utilizzata pare in orizzontale, questo anche questo è un infortunio anni 90. Però vedete che qui c'era stato un danno precedente che poi ha portato al collasso della scala. Quindi un'ispezione visiva che vede se le parti strutturali sono integre è importante, perché altrimenti poi se un montante è lesionato, l'altro da solo non regge, o mi si gira la scala, e vedete questo che succede, né più né meno, questo va spezzato qua. Per carità, oggi noi per esempio rispetto al 90 utilizziamo delle leghe in alluminio più elastiche, che praticamente resistono di più ai sovraccarichi, c'è un'evoluzione tecnologica anche della normativa stessa, eccetera, ma un montante danneggiato crea questo tipo di risultato, c'è poco da fare. Non oppure le staffe, questo per esempio un infortunio era avvenuto perché queste staffe erano lente, si erano allentate e andavano su e giù, non erano pari,
praticamente la persona è andata ad usare la scala a forbice, si è agganciato in un solo punto, non dell'altro, e quando stava lì sopra ha volato. Perché? Perché questa, vedete, si consuma, questa andava su e giù. Vedete, qui questa è un'altezza, invece quest'altra è posizionata ad un'altra altezza. Invece questa era la soluzione, il progetto, la scala, come era uscita. Stiamo sempre parlando di prodotti molto molto datati. Comunque questo era un infortunio capitato. Quindi cosa significa? Che questi componenti vanno verificati. Se questa staffa è danneggiata, la persona che sta qua sopra, quella lì prima o poi vola. Questo qui però era forte, questo era un infortunio di una persona che aveva avuto questa scala che gli si era sganciata mentre che ci stava lavorando sopra. Mi fa, dice, va bene, la scala è perfetta, però si è sganciata, si era aperta in questo punto. Come vedete, l'apertura di questa scala è nettamente inferiore rispetto all'apertura di questa. Questa è una roba inizio anni 90, fine anni 80. Oh, questo signore però aveva la necessità di poter passare in dei punti in cui praticamente non poteva aprire tutta la scala. Allora aveva preso la cinta, l'aveva spostata, ritagliata, adattata, e praticamente c'era questa scala che non se ne era accorto che però questa cerniera qui si attiva come blocco se c'è tutta l'apertura, non se ce n'ha solo una parte. E in effetti si è fatto male. Vedete, questo per esempio è un classico esempio di un montante rovinato. Questo è un montante ammaccato. Io quando vado ad utilizzare la scala allungata, questo già qui andrà ad avere un cedimento strutturale sicuramente, lo può avere. Ci sono dei margini. La scala normalmente viene testata in orizzontale con sopra 100 kg e non deve avere una deformazione oltre una certa percentuale. Però questi danni qui sono micidiali. Oh, e poi adesso invece passiamo ai problemi collegati alle saldature. Questo vediamo un po' di... forse vediamo un po'. Vedete? Questa è una scala del 2005-2003. Il gradino si è staccato dopo la saldatura. È uno distacco a fatica. Magari i tappi sotto non so se ce l'avevo ancora, un utilizzo intenso quotidiano, eccetera, e porta ad avere un certo. Ma prima che il gradino si stacchi completamente, passano dei mesi, perché questo c'è una saldatura sopra, una saldatura sotto. Per arrivare a tagliare completamente tutto quanto questo materiale, passa del tempo. Se io non faccio una verifica ispettiva alla saldatura, non me ne accorgo. A parte in questo caso ne ero accorto perché da quest'altra parte ci avevo messo un bullone, quindi avevo fatto una riparazione fai da te dicendo vabbè, mo penso io a fare le scale come si deve, ma non avevo visto che qui sotto il gradino si era già spaccato e quindi lo faceva volare anche da quest'altra parte. Cioè, questo è un problema che non c'è nessun difetto qui, perché addirittura il materiale è rimasto attaccato, la saldatura è perfetta, però a fatica si può creare questo tipo di danno. E quindi va fatta la verifica. Oppure, per esempio, noi cosa abbiamo fatto? A seguito di questo tipo di problematiche abbiamo fatto una serie di scale che ha i gradini chiodati e non saldati. Il gradino chiodato è un sistema meccanico a vista molto più in cui resiste molto meglio al lavoro a fatica, chiaramente costa molto di più e garantisce di più nel tempo. Questa parte anche gli aerei non si fanno saldati, perché se gli aerei si farebbero saldati si spezzerebbero subito perché non hanno un minimo di elasticità. Però in questo caso la scala norma lo contempla, lo si può fare, questa è una scala perfettamente a norma che resiste tranquillamente ai cicli, ai 40.000 cicli di carico di servizio, però 40.000 cicli è un po' limite. Cioè se io comincio a vedere la scala che comincia ad avere delle crepe, se è una scala del 2003, l'avevo utilizzato tutti i giorni, eccetera, nel 2000 sono un impianchino che ci lavora tanto sopra, è possibile benissimo che nel 2010 ore che la butto. È meglio che la butto prima che arrivo che quando mi si stacca il gradino sotto i piedi. Qua c'è quattro saldature e questo è un altro problema che capita. Quindi vanno fatte delle verifiche ispettive su questo coso. Cioè, né ci vuole un tecnico per capire che qua questo è spaccato. O in questo caso, vedete, un'altra immagine sembra della problematica collegata al gradino. Vedete, qui l'alluminio è rimasto attaccato alla cosa. Però c'è stato proprio il cedimento dell'alluminio stesso. Perché a fatica fa questo tipo di effetto, andando oltre quello che la norma richiede, perché, ripeto, le scale sono tutte costruite, sia nostre che dei nostri colleghi, che superano sicuramente le norme che certificano. Questo non c'è dubbio, però ogni cosa ha una sua fine. Invece, chiaramente, un sistema di questo genere, noi questo sistema qui l'abbiamo testato
siamo arrivati fino a 70.000 cicli di carico a fatica con la chiodatura e i problemi non ce l'ha, materiale diverso, ma è una scala che ha un costo non diverso. Anche. No. I particolari in plastica, per esempio, come qua, diceva vabbè, tanto questo tiene, c'è il tubo di ferro dentro, vedi, magari questa è una maniglia in plastica, però dentro c'è dell'acciaio, mi tiene, sì, un attimo, tiene. Io vado a concentrare il carico dell'acciaio solo su un determinato punto. Quindi magari se mi resiste la maniglia mi parte il montante o mi parte questo qua dietro perché lavora storto. Cioè non si possono utilizzare le scale in queste condizioni. Si può continuare, basta ordinare il ricambio, uno mette il ricambio nuovo e a posto, come sia noi che i nostri colleghi sicuramente i ricambi li forniamo, quindi come quando si rompe un trapano, solo che nella scala spesse volte il ricambio lo si mette quando la persona è volata. Anzi, se vuol dire, la scala si è rotta, casino, eccetera. Oh. Un parapetto, una vaschetta, questo per una vaschetta porta oggetti, cioè vabbè, tanto tutto sommato, noi per carità, nel segmento professionale queste cose non ce l'abbiamo, come nemmeno questo. Ma sicuramente per esempio hobbistico per casa, sì, una vaschetta porta oggetti di questo genere, rotta qui, può avere benissimo anche una cricca su questo punto. Questo fa anche da parapetto, se mi si stacca mi fa volare. Quindi non è solo un danno estetico, può essere benissimo anche un danno strutturale. E quindi queste cose vanno verificate. Se voi avete all'interno delle vaschette, non aspettate che si spezzano completamente. Che dice, a un certo punto, si è spezzata la vaschetta portoggetti superiore, fatta in materia plastica, che è rigida un po', o fatta in alluminio, o il piano della scala fatto in alluminio professo fuso, con questi materiali rigidi. Non, è chiaro che quando cedono all'improvviso e ti buttano a terra all'improvviso. Però prima ti danno sempre delle avvisaglie, hai fatto dei sovraccarichi, hai creato dei danni. Ecco, allora verifica se solo questo pezzettino qui o se c'è una rottura anche qui. Se c'è una rottura, questa scala va messa da parte. Oppure manca un tappo. Bene, questo tappo, come in questo caso, può essere un aspetto solo di finitura. Ma non è di finitura, perché questo spigolo senza questo tappo è vivo, è tagliente. E se qua ci capita una mano, gli fa un danno serio. Quindi non è una banalità, va rimesso il tappo, perché è possibile che un tappo si perda, ma va rimesso. Noi come costruttori cerchiamo di mettere i fili, cerchiamo di fare delle cose che durano il più possibile, però non può essere utilizzata una scala in queste condizioni. Oppure, ecco, questo è un classico esempio di una scala predanneggiata, che ancora viene utilizzata tranquillamente, ma questa qua è una scala che, non è, continuando così, tra un po' di tempo può creare un infortunio. Perché? Qui ho un carico sul gradino, ho avuto delle ammaccature, delle vistose ammaccature che può essere benissimo qualcosa che ci è caduto in maniera accidentale, che è andato sicuramente oltre il carico del gradino stesso, oltre i 300, che tra l'altro il gradino è testato con 360 kg messi centralmente. Qui è andato oltre al carico del gradino. E quindi queste ammaccature, oltre a creare queste ammaccature, sicuramente ha creato un danno a questo livello. E quindi vedete anche questo come si è girato leggermente per traverso, perché quando ha avuto questo colpo ha avuto questa cosa. E questa parte qui è una parte estremamente delicata della scala. Se io ora questa scala qui, magari da qui sopra, mi sbilancio verso l'esterno, questo montante andrà a piegarsi verso l'interno e il rivetto salta fuori, perché questo rivetto già è lento per questo tipo di problema. Quindi va verificato. Questa è una scala che strutturalmente sembra, però qui ha avuto qualcosa che gli è caduto addosso. Vedete? E questo qui non ha sicuramente potuto creare un danno da quest'altra parte. Quindi vanno verificate. E queste qua basta semplicemente togliere questo rivetto e metterci un altro. È una cosa di un minuto con un costo ridicolo, ma così continuando a usare, questo rompe la scala, ma soprattutto se gli cede un piede si rompe la gamba. Vedete come certe banalità possono andare oltre. Ecco, questo era un po' quello che io volevamo farvi vedere a Parma. E quindi io dico questo, le scale non si buttano quando sono così ridotte. Ah, questa scala vuole di buttarla, prendiamo una nuova. No, perché le scale così ridotte è possibile che vi facciano male seriamente, ma vanno manutenzionate in modo da essere sempre efficienti.
Sul nostro sito c'è anche la possibilità di registrare le vostre manutenzioni. Cioè, e stiamo preparando anche una sorta di guida a come fare manutenzione a scale. Anche queste slide che vi ho mostrato vogliono essere questo obiettivo, in modo da sensibilizzarvi a quelli che sono gli aspetti critici per fare un'ispezione a scala. Anche, scusami Piero, del materiale per registrarle queste manutenzioni, sì, periodicamente. Certo, qui sul sito potete registrare le manutenzioni, potete fare le foto della scala o stato dell'arte al momento che voi l'avete, per esempio, ispezionata, e potete registrarla sul sito, in modo da creare una sorta di programma manutenzione online. Oppure siamo noi a farvelo con un abbonamento annuale, ci stiamo anche attrezzando per poterlo fare in un certo modo. Comunque andando sul sito c'è questo servizio, ma già il primo è ottimo, perché voi potete andare sul sito, fate 4 foto alla scala che in questo momento voi avete ispezionato, andate lì, lo registrate e vi rimane una traccia con la data certa dell'ispezione fatta. E vedete, se vedete che la scala è danneggiata, magari vi chiedete il ricambio e cambiate il ricambio, nostro o di qualsiasi altro nostro collega, lo dà. Altro tipo di servizio, perché noi abbiamo visto che ok, va bene, noi vogliamo costruire la scala, noi vogliamo fare le cose fatte bene, eccetera, ma perché si cade? Quando io vedo che praticamente noi abbiamo fatto una scala con la tecnologia aeronautica per avere il gradino che non si può staccare nella maniera più assoluta, e poi si crea un infortunio semplicemente perché non c'ha il tappo terminale, il tampone antiscivolo terminale, capite che... Cioè, si va a farsi benedire tutti gli sforzi che noi facciamo. E quindi secondo me questa parte è estremamente importante. E poi noi abbiamo l'onere di poter fare in modo che i tappi, se ne fissarli con due vite anziché di uno, cercare di fare le cose in modo che siano le più affidabili possibili. Però dall'altra parte ogni cosa ha un suo fine, e se il fine lo facciamo con un infortunio non è una bella cosa, invece se lo fermiamo prima. Quindi la manutenzione periodica diventa un elemento estremamente importante. Sul manuale scriviamo ogni 100 ore, ma una scala, uno gli dà un'occhiata ogni 4-5 mesi, va benissimo, o una volta l'anno, almeno cominciare, perché oggi tendenzialmente sono attrezzature destinate, messe in stabilimento, dici vabbè, fin quando dura va bene. Altro servizio che noi diamo, sempre per rafforzare questo concetto della sicurezza nel tempo, e il corso addestramento all'utilizzo di scale portatili, tra battelli, di piattaforme aeree. Noi praticamente siamo abilitati dall'AIAS come formatori e facciamo un corso di addestramento all'utilizzo per le scale e per le scale portatili, per i trabattelli e per le piattaforme aeree. Perché? Perché un corso all'utilizzo, spiegando queste cose che vi ho fatto vedere, l'utilizzatore che ha le sue gambe ci tiene, magari sarà lui stesso il primo a verificare una scala prima di salirci sopra. Quindi comunicare, formare è sicuramente l'elemento che riteniamo più vincente. E anche questo è un corso che noi realizziamo, si possono avere sia online che presso la vostra sede. Online già disponiamo di diverse slide, diverso materiale che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, in modo da darvi più materiale possibile per avere più strumenti possibili per lavorare in sicurezza. Come ultimo, è la cultura della sicurezza. Fondamentalmente, se noi creiamo cultura della sicurezza, tutto quanto quello che abbiamo visto fino adesso non ci sarà mai nessuno che va su una scala a consumare gli angoli dell'alluminio o a rimettere i bulloni arrangiati, perché si parte proprio dal concetto che la fortuna non è un dispositivo di sicurezza, fondamentalmente. O immagini, come vedete, del bambino che tiene per mano. E su questa cosa noi cerchiamo di fare diverse iniziative. Per esempio, tra queste ci sono i concorsi di arti visive e sicurezza sul lavoro, in cui coinvolgiamo diversi artisti, e voi potete avere queste opere, che potete scaricarle dal nostro sito, stamparle e poter esporle nei luoghi di lavoro, al fine di sensibilizzare l'operatore a lavorare nel modo sicuro. Perché secondo me un cartello con i pittogrammi classici non lo vede nessuno. Un'opera di questo tipo, bella, colorata, con una scritta, la sicurezza nelle tue mani, forse sicuramente faccia riflettere di più. Oppure il bambino che tiene in mano il gancio della mano del padre perché la mano non c'è più. Cioè andare a creare degli elementi che facciano riflettere.
magari ecco, come per le produzioni individuali. Abbiamo, anche per cercare di coinvolgere le scuole, abbiamo realizzato anche degli spettacoli. Questo, per esempio, ne è uno che coinvolgendo i ragazzi del liceo, abbiamo organizzato uno spettacolo per cercare di creare cultura della sicurezza. Questo materiale lo potete riutilizzare senza nessun tipo di problema, è sempre disponibile nel nostro sito, oppure vi invitiamo a organizzare anche voi degli eventi o vi diamo una mano a farli quando sarà possibile farlo, perché in questo momento possiamo vedere solo i video di ciò che abbiamo fatto. Questi quadri, come dicevo, li trovate, i corsi ve ne abbiamo già parlato, che abbiamo sia online che possiamo fare presso la vostra sede, sia per le piattaforme aeree che per le scale. Bene, io direi che riconcludo con questo quadro, che è un'opera fatta nel mese di aprile da Sofia, che è la figlia di un nostro tecnico, collaudatore delle nostre piattaforme, che a casa vedeva il padre, insomma, che era un po' preoccupato, che è, allora gli fece questa immagine che riprendeva lui mentre collaudava una piattaforma, e con la scritta che andrà tutto bene. Sono sicuro che andrà tutto bene e passeremo anche questo momento. Sono a disposizione, ripasso a Laura la cosa, sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Grazie mille. Allora, io tolgo un attimo la condivisione del tuo schermo. Ah sì, grazie, perché magari così. Ok. No, E vi mostro un secondo dov'è che voi potete trovare sul nostro sito ciò di cui parlava poco fa Piero. Questa è la sezione dei quadri e poi c'è questa sezione che è la formazione che voi potete utilizzare sia per richiederlo, il corso, e sia per vedere gli altri webinar che noi abbiamo organizzato nei mesi precedenti, in modo da potervi fornire quante più informazioni possibili affinché si lavori sempre più in sicurezza. Adesso passiamo alla parte delle domande e iniziamo da Enrico Morfino. Piero preferisce che le condivido o te le leggo no, direttamente? leggimi così dopo. Allora, il lavoro su scala portatile, doppia o in appoggio, a quota maggiore di 2 metri, è possibile? È necessaria l'imbracatura? È collegata dove? Allora, sulla scala portatile superiore all'altezza di 2 metri, e poi anche i 2 metri da definire come, perché ci sono stati dei giudici che hanno considerato 2 metri altezza di lavoro e non altezza al piede, ma quello è una diatriba che sono dei sententi di Cassazione comunque. Ok, E Massimo, sì. le scale vanno ancorate a struttura sicura e la persona deve salirci con un sistema di ancoraggio aggredito. Puoi E poi comunque c'è ripetere da specificare che su una scala di questo tipo non ci si può lavorare sopra, ma scusa, si può fare lavoro di ispezione. Prego. devo richiederti di ripetere l'ultima parte perché non l'abbiamo sentita bene. Allora, sulla scala ci bisogna salirci con il doppio cordino sul gradino man mano che io vado a salire, per la cosa. Però sulle imbracature poi non ne sono il esperto, quindi però so che bisogna utilizzarlo. E comunque su una scala di quel tipo non si può fare attività lavorativa, ma l'attività di ispezione, di controllo. Una scala non può, se non è, non è luogo di lavoro. Ok, grazie. Massimo Zaghi chiede: controllo ogni 100 ore, viene identificato da? Secondo noi non c'è può essere una tempistica collegata a un ragionevole utilizzo. Solitamente noi li inquadriamo per un utilizzo intenso 6 mesi, un utilizzo un po' più sporadico una volta l'anno. Ok. Certo, se io sono un impianchino che uso tutti i giorni la scala, le 100 ore finiscono prima, facendo Ok, una stima grazie. di utilizzo. Invece Danilo Sinicco ci scrive: se ci tenete tanto alla sicurezza, perché non fornite all'acquisto già zoccoli di riserva come dotazione della scala? Perché magari dopo 3 anni non si trovano. Perché li fornivamo ma se li perdono, quindi non serve a niente. Però dopo 3 anni o anche dopo 10 anni, noi basta che ci scrivano, ci mandano una mail nel nostro sito, e noi li inviamo tranquillamente.
e spesse volte lo facciamo anche come invio omaggio. Paolo Cimmino ci chiede: posso giustificare l'uso di una scala per lavori di breve periodo anche se le condizioni prevederebbero uso di attrezzature, esempio il traballo? Allora, la scala al DL81 dice che la puoi utilizzare quando non hai un'altra attrezzatura più sicura che ti permette di poter fare il lavoro. Quindi la puoi utilizzare solo se non ci puoi andare con altro. Se ci puoi andare con altro, comunque devi usare altro e non puoi usare la scala, dice il DL81. Quindi no. Se puoi andarci con traballo, devi andarci con traballo, non puoi usare una scala. Ad eccezione che non c'è il rischio caduta, lo dice il DL81, e se uno cade la scala vuol dire che il rischio c'era, e il tempo di utilizzo è estremamente breve, quindi se è veloce, devo andare ad evitare una lampadina, ok, ci vado, non uso un traballo. Questi sono i questo è quello che dice il DL81. Quindi è estremamente difficile da un infortunio di una scala uscirne fuori, se una persona cade. Sempre Massimo Zaghi ci chiede: è stato indicato che si può lavorare solo sopra, si può lavorare solamente sopra le scale che sono certificate come 131.7, mentre per quelle certificate 131.1 sono utilizzabili solo per le ispezioni. Pur essendomi chiaro da un punto di vista dei richiesti, chiedo se tale aspetto sia anche indicato nelle specifiche norme. Certo, allora. Tale aspetto è indicato nel DL81, dove ti dice che con la scala non ci puoi lavorare. Puoi lavorare solo in un qualcosa che sia una piattaforma, cioè che sia un luogo di un posto di lavoro protetto. Quindi è il DL81 che te lo leva. Mentre invece la scala di 131.7, seppure la definiamo scala, ma è improprio, perché comunque è un luogo di lavoro protetto, è come un piccolo traballo. Ok. Ciro Sandolo invece ci chiede: come considerate le scale in alluminio allungabili da appoggio al muro? Quelle da 80 cm che aperte sono 3,80 m? Sono delle trappole, noi non le abbiamo e riteniamo che abbiano tanti di quegli elementi, quelle articolazioni che la maggior parte delle volte si inceppano. Abbiamo avuto la sventura di venderle per un periodo di 4 mesi, ma le abbiamo bloccate perché c'erano molti problemi. Riteniamo che le cose che fanno tanto, che siano tascabili, sai, fin quando che dobbiamo essere gli oggetti per giocarci va bene, ma per lavorarci no. Bene, per il momento non vedo altre domande, se qualcuno dei partecipanti vuole aggiungere altro, altrimenti chiudiamo qui il nostro webinar di oggi. Grazie anche a te Massimo per averci posto la domanda. E allora, bene, direi che possiamo salutarci qui, siamo andati un pochino lunghi anche questa volta, grazie José per i complimenti. E vi ricordo che dopo questo webinar vi invieremo per email sia la registrazione, le slide che abbiamo presentato. Ciro Sandolo, sì, c'è un listino prezzi, anche questo è possibile, cioè diciamo che voi potete contattare il nostro team che poi vi fornirà insomma i costi dei vari prodotti. Vi consigliamo di vedere comunque sul sito le varie tipologie di prodotti. Sì, che noi nelle varie aree abbiamo dei tecnici commerciali che basta contattarli direttamente online e vi inviano l'offerta di tutto ciò che vi può interessare. E quindi niente, dopo il webinar quindi dicevo che vi manderemo tutto il materiale, vi chiedo cortesemente anche questa volta di compilarci il questionario perché le vostre osservazioni ci permettono di migliorarci continuamente. Continueremo ad organizzare questi incontri per fornirvi anche informazioni relative ad altri argomenti sempre inerenti il lavoro in quota e stiamo preparando anche un altro format che vi annunceremo sui nostri canali sia social, LinkedIn, Facebook, ma anche per vi invieremo anche come comunicazione per email. Quindi vi invitiamo a continuare a seguirci sia sulla pagina di Facebook che è Faraone Industrie e sia sulla pagina di LinkedIn. Bene, grazie, arrivederci a tutti e alla prossima.